Eccoci qui ragazzi e ragazze, in compagnia del vostro Diablotex. Possiamo continuare questa bellissima collaborazione con Playon Italia. Un ringraziamento doveroso come sempre a tutto lo staff di Playon Italia, ma un ringraziamento soprattutto a Josafat di Playon Italia, giustamente, per avermi inviato, per essere stato così gentile ad inviarmi un codice della versione completa, ovviamente in versione PlayStation 5 di Forspoken. Detto questo, possiamo continuare, vediamo un po'. Credo che andremo verso la missione principale, perché abbiamo fatto abbastanza. Sì, abbiamo fatto abbastanza, quindi andiamo verso la missione principale qui. Però, no, andiamo. Non sono indeciso, via. Vediamo un po' cosa succederà ora. Certo che andiamo, e ci mancherebbe. Non vedevo l'ora, anche perché sono curioso di vedere ora chi dovremmo affrontare. Vediamo qui, perché comunque ullala. I luoghi segnati sulla mappa di Auden sono stati aggiunti alla mappa del mondo. Bene. Gilda di Xenos. Ok. Dobbiamo arrivare fin lì, quindi. O loro o me, quindi ragazzi, li secchiamo tutti qui, li secchiamo tutti, e un attimino, dobbiamo star calmi, vediamo un po'. Che figata, ragazzi. Ok. Bello. Bello, così mi piace, mi garba. Facciamo bordello qui, eh. Beh, direi. Direi proprio di sì, Direi che il bordello mi si addice molto. Grado battaglia, sistemi di gioco. Le tue azioni durante le battaglie saranno utilizzate per conferire un grado al termine dello scontro. Più alto il grado che riceverai, più oggetti troverai una volta sconfitto il nemico e più esperienza otterrai. Vabbè, qui ragazzi, la situazione mi sembra logica, è giusto che sia così. Sferrare degli attacchi alle spalle ed effettuare altre azioni che volgeranno la battaglia a tuo favore incrementeranno il grado, mentre subire danni o passare a una situazione di svantaggio lo ridurrà. Più volte effettuerai la stessa azione nel corso di una singola battaglia, meno incrementerà il tuo grado. Ai livelli di difficoltà più alti sarà più facile ottenere i gradi più elevati. Ok. Esperienza 21, quindi credo di aver di non aver fatto una battaglia molto molto fatta bene. Adesso magari è perché siamo anche magari all'inizio del... Vabbè, comunque. Ullala. E qui adesso? Fonti benedette, luoghi sacri dove si dice che sia possibile risvegliare capacità magiche latenti. Le aree come queste, in aree come queste potresti persino riuscire a imparare qualche nuovo incantesimo, ma dai. E allora vado subito, ragazzi. Non me lo farò ripetere due volte, no. Proviamo, Tentar non nuoce, assolutamente no. Tentar non nuoce, ragazzi. Eh no. Direi proprio di no. Poi ognuno pensa quello che vuole, ma secondo me va tutto ok. Secondo me ci siamo. Sì. Ed infatti, nuovo incantesimo appreso. Datti lo slancio da una parete per arrampicarti più in alto. Mira la parete e premi l'analogico sinistro più il cerchio a mezz'aria. A ricordarmene.
dovrò ricordarmi tutti questi incantesimi, ma va bene. Certamente, come no. Trofeo sbloccato, ragazzi, attenzione. Allora, stiamo tranquilli un attimino, eh. Un po'. Proviamo. Qui cosa abbiamo? Fonti di mana. Sparsi per il mondo ci sono dei luoghi speciali conosciuti come fonti di mana, dove il potere richiesto per padroneggiare la magia sgorga dal sottosuolo. Quando ne trovi uno, avvicinati e riceverai qualcosa che ti aiuterà a sviluppare le tue abilità. Ne vale sempre la pena. Sì, ma se si può raccogliere qualcosa, io sono sempre disponibile. Vediamo un attimino qui, perché... sì. Vabbè, andiamo verso la destinazione principale qui, ragazzi, adesso. Non scherziamo. Possiamo rompere tutto qui? Eh sì, immaginavo, eh. Immaginavo, ragazzi. Che botta che ti ho fatto fare, eh beh. Dici che mi dispiace? Io dico di no, sai. Io dico realmente che non mi dispiace affatto. Anzi, vi meritate questo ed altro, guarda un po'. Ciao Ciccio, eh. Sì. Bene. Forziere. Scheggia preziosa. Non è il momento di fare gli ingrati, no. Non mi permettere mai, ci mancherebbe. Allora, dove andiamo? Credo forse di aver capito, ragazzi. Credo sicuramente di aver capito. Allora, Maremma, quante cose però abbiamo da fare qui adesso, eh? Maremma, quante cose... Ma forse ho capito dove andare. Ma non è che devo... Vabbè. Fatemi provare una cosa, ragazzi. Non me ne volete? Voi non me ne volete, vi prego. Vi prego. Allora, qui ci siamo già stati, quindi non mi interessa. Rimuoviamo giustamente... Era chiaro che la strada era qui, ragazzi, eh? Rifugi del pellegrino. In giro per il mondo troverai alcuni rifugi del pellegrino. Sono luoghi sicuri in cui puoi riposare per recuperare salute e creare oggetti che ti saranno utili nel corso della tua avventura. I rifugi del pellegrino visitati saranno aggiunti alla mappa, quindi meglio fermarti a dare un'occhiata a quelli in cui ti imbatti. Vai. Va bene? Va benissimo, ragazzi. Io ho messo un attimino... Ma qui? No, perché non vorrei che potrebbe esserci qualcosa. E poi non è detto, eh. Magari vado qui a vuoto, chi lo sa. Mm.
Però guarda. Ah! Avete capito come si andava qui sopra, ragazzi? Avete capito in che modo si andava? Eh beh. Ok. Vi ricordate qui dove eravamo, no? Benissimo. Mi piace così. L'importante è non aver perso tempo, quindi... Sì. Vabbè, adesso andiamo avanti però, Chissà se si cambierà le scarpe, perché sinceramente queste scarpe che porta non è che gli si... Ecco, le vorrei belle nere, un anfibio, qualcosa, insomma, qualcosa di più... Certo, correre con gli anfibi non è il massimo, e posso anche capirlo questo, però... Tutto sommato non sarebbe neanche male. Ho visto qualcosa qui o sbaglio? Sbaglio. Ho avuto un'illusione. Vabbè, a volte le illusioni fanno parte comunque... Ecco. Viaggio rapido. Puoi raggiungere istantaneamente Sipalo, qualsiasi rifugio del pellegrino che hai già visitato, dalla sezione mappa del menu. Potrebbero esserci alcuni punti della storia o determinati eventi durante i quali non potrei utilizzare questa funzione. Beh, è chiaro. Era chiaro che era così, no? Nuova destinazione per il viaggio rapido aggiunta. Bene, mi piace. Ah, possiamo creare e potenziare. Un attimo però, vediamo prima delle cose qui. Ok, mana, pellegrini e rifugi del pellegrino. Ok. Bene. Ok. Stupendo. Spettacolo. Ma qui? Ah no, qui per creare abbiamo il banchetto, quindi lì per riposare. Andrò sicuramente a riposare, però vediamo un attimino. Potenzia, posso potenziare qualcosa forse? Allora, il mio mantello, sì, qualcosina possiamo... Allora, è possibile aggiungere degli effetti... Vai. Salute e difesa. Salute, via. Difesa. Ah no. Ah no, ma viene sostituito, non è che posso aggiungere, no. Vabbè. E qui. Ah, un attimo allora, un attimino, Aha. E per adesso diciamo che va bene così qui. Vediamo un po' nelle mie creazioni cosa si può fare. Scheggia preziosa. E qui aumentiamo quel che posso portare nella sacca, che comunque... Allora, a questo punto andiamo un attimino a riposare. Riposiamo perché ci fa bene. Beh, insomma. Bene. Allora, a questo punto possiamo andare. Fermi tutti. Fermi
fermi tutti, torniamo alla mappa un attimino. Non è che arriveremo subito così, ragazzi, alla destinazione principale, non ci pensate minimamente. Andiamo via. E là, stai calmo. Stai calmo. Allora, punti di interesse e ricompense. In tutta Atia ci sono dei luoghi in cui potrai ottenere delle ricompense che ti aiuteranno a migliorare le abilità di Frey. Per mettere le mani sulle ricompense dovrai soddisfare le condizioni legate a questi posti, ma in genere ne varrà la pena. Quando trovi uno di questi luoghi, prova a raccogliere la sfida. Ma io le sfide le raccolgo sempre, cioè non è che... Proviamo un attimino questo. Bello, mi piace. Sì, sì. Mi piace, ragazzi. Vediamo una... e adesso? Adesso me la rido abbastanza io. State calmi, eh. No, dovete star calmi veramente qui, perché... State veramente esagerando dal mio punto di vista. Poi vediamo. E tu come ti permetti? Scusami, eh. Non ti permetti. Allora, magia più uno. Le capacità magiche di Frey sono migliorate. Allora, ragazzi, il modo in cui si sviluppa tutto, i potenziamenti, e a me piacciono, ragazzi, sono fatti bene. La struttura inserita. Non capisco queste critiche su questo titolo al momento, però vabbè. Abbiamo fatto qui. Torniamo alla mappa un attimino. Io raccolgo quel che si può, eh. No, vabbè, quello lì non credo sia il caso di affrontarlo per adesso. Più avanti ci si può pensare. No, però forse possiamo... Ok, ci possiamo provare invece, ragazzi, qui, eh. Maremma. Sono morto? Non è il caso di affrontarlo. Non è il caso di affrontarlo, ragazzi, no. Me ne farò una ragione, ma non è il caso di affrontarlo. Allora, qui? Vediamo un po'. Calmi, eh. Allora, sì. Qui invece cosa abbiamo? Ecco, qui forse ci possiamo andare. Ma dal mutante non ci tornerò sicuramente adesso. No. Non è il caso di tornare dal mutante. Eh beh, bisogna essere masochisti tornarci per adesso qui, eh. Se come masochista non ci sono e neanche mi piace, quindi... Eviterò il mutante per un po' di tempo. Però andiamo a vedere cosa abbiamo qui, eh. Eh sì, qui andiamo, dai. Qui.
qui possiamo andare. Direi che monumenti, monumenti sono pietre sacre in cui le tanta un tempo infussero parte del loro potere. Queste opere sono ormai corrotte dalla rovina, ma se riportate al loro splendore, cederanno alcune delle loro proprietà a Frey. Esistono vari tipi di monumenti in tutta Atia. Prova ad attingere al loro potere. Ah, devo distruggerla? Ah, ok. Andava distrutta in pratica, va bene. Va bene. Difesa più 5. E vedete ragazzi, sono cose importanti, però io... monumento della forza, ok. Stiamo calmi, eh. E ne abbiamo da fare qui, ragazzi. Ma qui non credo che possiamo ancora... Dite che possiamo andare lì. Secondo me no, proviamoci. Proviamoci. Ottimo così, esperienza più 9. Un po' pochina, però vabbè, dai. Chi si accontenta gode. E alla grande anche, quindi. Ah, ma forse posso andare. Forse possiamo andare, sì sì. Pericolo, perché cosa abbiamo? Bene, bene, bene. No, al momento non possiamo andare. Però abbiamo un forziere che non ho fatto, insomma, questa strada a vuoto, diciamo. Ecco, almeno non è andata a vuoto la situazione. Allora, a questo punto io vado... Sì. Andremo da questa direzione, perché qui è la strada principale da fare, quindi penso che... Vai, raccogli tutto. Ottimo, così mi piaci, via. Così mi piaci, alla grande anche, quindi... Voilà, andiamo. Sì, sì. La scansione, vediamo un po'. Ma tanto è qui che devo andare, non è che c'è poco da scansionare. C'è veramente poco da scansionare qui, ragazzi. No, rimuovo. E rimuovo da qui, altrimenti... Mi compaiono più destinazioni e poi... Che strano. Cos'è, buh? Ma qui possiamo... no. Ragazzi, ho visto un forziere. Voi sapete che i forzieri... Si ritrovano sempre con la precedenza qui, e beh... Ullala, e adesso? Esploriamo l'aria? Vediamo. Labirinto sigillato est. Addirittura.
una sorta di dungeon. Labirinti sigillati, dei misteriosi luoghi sotterranei legati da tempo in memoria all'età. Vabbè, sono ricolmi di nemici, ma nelle loro profondità potrai anche trovare dell'equipaggiamento estremamente potente. Se ti imbatti in uno di questi luoghi, farei bene a esplorarlo, ma tieni gli occhi aperti. Ragazzi, però... io adesso qui ho un dubbio che non so se magari è il momento di affrontarlo, questo, questa sorta di dungeon qui. Vabbè, proviamoci. Io ci provo, non vi prometto nulla, eh. Non sono sicuro che riuscirò ad affrontarlo. Vabbè, vediamo. Via un po', via. State calmi tutti qui, eh. E adesso? Aha. Grado A, qui una sorta di Devil May Cry, come in base alle combo e e quel che è. Via, voilà, andiamo. E poi si usa solo la magia, quindi un po' qualcosa di nuovo stiamo vedendo in questo titolo, che io sto apprezzando veramente, che alla grande lo sto apprezzando, e non è che... Prosegui, certo che proseguo, ci mancherebbe. Io ho detto, non so se riuscirò a portarlo a termine, ma finché posso arrivare vado volentieri, eh. Anche perché posso ottenere dell'equipaggiamento, quindi... Bene. Molto, molto bene. È molto, molto interessante. Ecco, questo qui è un po' cresciutino, diciamo, eh. No, Maremma, ho mandato avanti quello che mi diceva lì, la spiegazione, vabbè, l'andiamo a rileggere dopo, tanto. Proviamo un po' qui. Ancora? Ho detto che non sarebbe stato semplice io, ragazzi, eh. Non è che... io non parlo mai a caso, non è... ecco. Wow. Sì, ciao. Ma questo piccolino, bene o male, lo possiamo buttare giù. Il problema è quello un po' cresciuto, eh. No. Via. Sì, sì. Manteniamo la calma. Calma e sangue freddo, eh. Sangue freddo, e beh. Soprattutto il sangue freddo. Vabbè, qui un grado esto. Sto andando di un male, ragazzi. Ma di un male nel combattimento che voi non potete immaginare qui, eh. Eh no. Là, andiamo. Ma ti butto giù, non vai da nessuna parte. Non so chi mi attende più avanti, ma al momento a buttar giù lo butto, eh. Promesso, ragazzi, questo lo butto giù. Nel vero... e adesso? Beh, dammi qualche oggetto, via. Allora, andiamo un attimo nelle spiegazioni qui a rivedere cosa mi diceva nel tutorial, perché abbiamo andato avanti per sbaglio, quindi andiamo a ridare una controllatina, diciamo. Qual era? Questo non è il grado battaglia? No, questo l'abbiamo fatto. No. No. Assolutamente no. Neanche questo. Neanche questo.
Ecco, alterazioni di stato, è un po'. Alcuni attacchi nemici possono infliggere alterazioni di stato, come l'avvelenamento o la riduzione del vigore. Tali effetti possono rendere la battaglia estremamente difficile, quindi cerca di evitarli se le cose vanno per il verso sbagliato. Certi incantesimi ed effetti dell'equipaggiamento possono rivelarsi inutili. Effetti di stato, ok, abbiamo capito ragazzi. Vedete, basta tornare lì e uno vede tutto quello che c'è da fare. Comunque... Andiamo avanti, vediamo un po' che battaglia. Ma sarà l'ultima qui da affrontare. Sì, sarà l'ultimo punto della zona. Non so chi troviamo, vabbè. Accamparsi. Se hai della legna da ardere adatta, puoi usarla per accamparti in modo da riposarti, recuperare salute e creare oggetti utili per la tua avventura. Tieni premuto, vabbè, il direzionale giù per iniziare ad accamparti. Ricorda però che i mostri potranno comunque attaccarti, quindi cerca di trovare un posto sicuro. Vabbè. Ecco, qui è un posto sicuro, ragazzi. Qui è un posto abbastanza sicuro. Crea, riposa e vattene. No, riposiamo. Non ci sono nemici qui intorno. Ora però possiamo andare. Siamo riposati, quindi ora possiamo andare, ragazzi. Andiamo. Ai. Eccolo qui adesso. Dite che ho il potenziale giusto per sconfiggerlo? Non lo so. Forse non era il momento giusto di affrontarlo, non so, vediamo. Da una parte sembrerebbe di sì, dall'altra... insomma. Però sembra che sto andando abbastanza bene, eh. Non me lo aspettavo, sinceramente. Non me lo aspettavo. Dov'è? Dove è finito? Ehi, stai calmo, ciccio. Stai calmo, ciccio. Ma dov'è? Che balordo, ragazzi. Che balordo. No, credo di essere troppo distante. Sì. Eh beh, ero troppo distante da lì e non è che... insomma. Nuota più veloce, insomma. Insomma. Però lo possiamo buttare giù, eh. Lo posso sconfiggere. Sì, sì, ho il potenziale per farlo. Ho il potenziale per sconfiggerlo. Però... qui devo livellare non poco, Dov'è? Maremma, ragazzi. Eh no. Nuotiamo. È anche veloce qui, muoversi. Che bordello, ma lo buttiamo giù, dai.
devo buttarlo giù. Sono costretto, sono obbligato a buttarlo giù e non posso perdere. Non posso perdere! E andiamo. Dov'è? No, ma devo arrivare fin lì per prendere la mia ricompensa. Ma sul serio? Devo arrivare fin lì? Vabbè. Arriviamo fin lì, speriamo che ci sia qualche ricompensa positiva, buona, perché altrimenti... Cioè, ne deve valer la pena, insomma, ecco. Ne deve valer la pena. Vediamo un po'. Ok. Ne varrà la pena, ragazzi. Dammi dell'equipaggiamento abbastanza ottimo, eh. Dammi dell'equipaggiamento abbastanza ottimo. La stanza del tesoro? Forse. Forse. Non è detto che sia così, eh. Non diamo tutto per scontato, ragazzi. Che non è mai... Non è mai troppo bello poi dare le cose per scontato, eh. Cosa mi dai? Altare antico. A coloro che vorranno servire Atia un tempo la gente di è la nostra alleata. Ciò cambiò nel giorno in cui inviò un demone nella nostra terra. Si nutriva del dolore del nostro popolo e non desiderava altro che la nostra completa distruzione. Quindi adesso? Sì, ma di ricompensa? Missione compiuta, sì, ma di ricompensa cosa mi dai? Qualcosa mi devi dare, non è che me ne esco così, eh. Ok. Un accessorio antico che era nascosto nelle profondità più oscure di un sotterraneo. Innesca un effetto di guarigione automatica quando viene sconfitto un nemico. Bello! Bello, questo aspettavo, ragazzi. E lo aspettavo una cosa del genere. Certo che torneremo all'ingresso. E beh... Anche se qui non so se lo posso usare per livellare un po', a ripeter... Magari questo... Magari lo si può ripetere, il labirinto, per salire un po' di livello, chi lo sa? Comunque, andiamo un attimino insieme, vediamo se possiamo... Vediamo un po' qui il mondo. Ok... Tutorial, qualcosina abbiamo, eh. Accamparsi l'abbiamo, vabbè. E vediamo se posso inserire qualche oggetto, ragazzi. Eh sì. Andiamo all'equipaggiamento. Allora, mantello con cappuccio, mentre qui... Ok. Ok, ragazzi. Ottimo. No, perché ho tolto il mantello? Fermi, fermi tutti. Ok. Ragazzi, avevo tolto il mantello. Allora, ragazzi, io il vostro Diablotex chiuderà qui questo episodio. Spero che vi sia piaciuto. Spero realmente che vi sia piaciuto, ragazzi. Quindi spero che continuerete a seguire questa serie, questa bellissima serie, giustamente in collaborazione con Playon Italia. Ringrazio tutto lo staff di Playon Italia, ringrazio Josafat per avermi inviato un codice della versione PlayStation 5 di Forspoken.
continuate a lasciare dei meravigliosi like e anche magari dei commenti. Il vostro Diablotex al momento vi saluta qui, ma vi do appuntamento con i prossimi video che arriveranno molto 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 presto, ve lo posso garantire. Grazie ancora a tutto lo staff di Playon Italia per questa bellissima collaborazione e grazie ancora a Josafat. Ciao a tutti ragazzi, appuntamento con il prossimo video, restate sul mio canale perché ci divertiremo. Ciao!